Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di MyProtein. Se non mi conoscete, io sono Andrea Spadoni. Mi trovate su Instagram sotto il nome di Andrea_Spadoni_bodybuilding. Sono ambassador di MyProtein da circa 10 anni, sono stato uno dei primi, quindi posso darvi tutti gli sconti se mi seguite insieme ai regali. E oggi sono qua a farvi vedere un allenamento di schiena, quindi spero di darvi qualche consiglio utile e che vi possa essere utile direttamente nel vostro allenamento. Cosa fondamentale per quando si allena la schiena, soprattutto nei rematori o nelle varie tirate come la lat machine? Le grips costano un cavolo e permettono di non perdere la presa, di non fermarsi per il dolore agli avambracci, e si trovano, come vedete, facilmente su MyProtein e a scanso di equivoci si mettono così. Si fa passare la grips sotto al manubrio o l'asta e poi ci si avvolge la mano, molto semplicemente. Quando si fa il rematore, fondamentale, ma questo vale un po' in genere per tutti gli esercizi della schiena, la depressione della scapola. Cercate di allontanare sempre la spalla dall'orecchio, quindi è fondamentale la depressione della scapola. La traiettoria per mirare il lavoro sul dorsale, in questo caso, o comunque in gran parte sul dorsale, è decisa dal gomito. Quindi durante la remata pensate di tirare il gomito verso l'inguine, quindi verso il basso. Andiamo a fare il rematore. Ci si mette le grips, io lo faccio in questa versione, si deprime la scapola, quindi si allontana dall'orecchio, da questa posizione si tira il gomito verso il gluteo. Non fate andare il gomito oltre la linea del tronco. E altra cosa fondamentale, la forza deve essere impressa dal mignolo e dalle ultime tre dita della mano. Come vedete, il pollice e l'indice non fanno niente. In questo modo qua è molto più facile coinvolgere il dorsale. Ora, range rep per un esercizio del genere. A me personalmente piace molto utilizzare il top set e il back off, quindi fare banalmente 2-3 serie al massimo, dove nel top set si ha un range medio-basso, 6-8 colpi, dove si cerca di battere il proprio record di seduta in seduta, mentre nel back off, dopo il riposo, si scala il peso di 10-15% e si sparano tutte le ripetizioni che vengono fuori. Come secondo esercizio si farà una lat unilaterale, in questo caso in ginocchio perché manca la macchina. Andiamo. Stessi concetti detti nel rematore valgono anche qua, soprattutto quelli della depressione della scapola. Ora, essendo un esercizio questo unilaterale, il ROM attivo del dorsale è molto più ampio. È una tirata verticale e, tornando un attimo a parlare del ROM del dorsale, sappiamo che ha un ROM molto ampio. Siamo a circa 180 gradi, se non oltre, sia sul piano frontale che su quello sagittale. La maniglia è un ulteriore vantaggio perché permette di svincolare l'articolazione e quindi anche chi avesse qualche piccolo fastidio articolare, per esempio al gomito o all'avambraccio, con la maniglia può risolvere il problema. Allora, verrà fatto in ginocchio. Prima però due parole sia sulla linea di tiro che sul profilo di resistenza. Dunque, linea di tiro: mettendosi in ginocchio, il cavo e le fibre del dorsale si ritroveranno ben allineate, grosso modo tutte, soprattutto però quelle dei fasci più bassi. Il profilo di resistenza qui è piuttosto uniforme. La parte difficile, quando si tirerà, sarà grosso modo al centro del ROM, dove però il dorsale è forte, quindi ci sarà un profilo di resistenza piuttosto uniforme e la cosa è decisamente favorevole in ottica ipertrofica. Adesso vi faccio vedere, e per quanto possa essere impercettibile questa differenza, cercate di aggrapparvi alla maniglia il più possibile vicino al cavo, in modo tale da avere il mignolo a contatto con la maniglia. In questo modo avrete una linea di tiro ancora più favorevole. Come per il rematore, deprimete la scapola, favorite l'allungamento quando rilasciate e, per favorire l'accorciamento, una leggerissima rotazione del busto a fine della fase concentrica. Dunque, allungate, leggerissima rotazione.
mediamente mi piace usare un range rep tra le 8 e le 10 ripetizioni, ma anche per un motivo pratico, è un esercizio dove si sviluppa molta forza, quindi molto spesso il pacco pesi non basterebbe con ripetizioni più basse. Quindi grosso modo sotto le 8-10 rep diventa anche scomodo e spesso è impossibile da fare. Prossimo esercizio, Dante Row con la fune fatto dal cavo basso. Allora, per un esercizio come il Dante Row le grips non servono, anche perché si userà una corda. Dunque, il Dante Row appunto si fa con la corda dal cavo basso, busto leggermente in cifosi per favorire la linea di tiro del gran dorsale. Come se fosse un movimento circolare, si pensa sempre non a tirare con le mani ma con i gomiti, sempre verso i glutei. Leggermente in cifosi, come dicevo, per favorire l'allineamento del cavo con le fibre del dorsale. Sentirete proprio a percezione che a cambiare il busto o a aumentare o a diminuire la cifosi coinvolgerete fasci diversi della muscolatura. A percezione vi sentirete strappare letteralmente il dorsale e il gran rotondo. Ottimo sia in allungamento che in accorciamento. In un esercizio come questo, ma in generale in tutti gli esercizi di schiena, immaginatevi di sfilacciare il dorsale durante la fase eccentrica. Quindi quando rilasciate, quando andate in stretch, pensate proprio ad ogni singola fibra che si deve allungare. Quarto esercizio, pullover sulla panca fatto col bilanciere Z. Allora, pullover col bilanciere Z. Il pullover, domanda delle domande, è un esercizio prettamente per la schiena? No. È un esercizio per il petto? Nemmeno. Il punto è che ha tanti sinergici. Coinvolge la schiena, il dorsale, il petto, i tricipiti, gli addominali, addirittura lo psoas, ci sono infinite varianti di pullover. Ha un ROM decisamente piccolo, soprattutto quando fatto col manubrio o col bilanciere. Si può fare, come dicevo, in tante varianti, per esempio dal cavo. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché è uno dei pochissimi esercizi che ci permette di strecciare il dorsale. Nel pullover, fatto col manubrio o col bilanciere, il profilo di resistenza non è uniforme. Se vi ricordate, prima ho detto che il ROM del dorsale è molto grande, anche oltre 180 gradi. Ora, cosa succede nel pullover? Che la parte dove c'è tensione, la maggior tensione, sia quando le braccia sono totalmente dietro, fino grosso modo ai 45 gradi. Quindi c'è un bel pezzo di ROM del dorsale che non viene toccato. Però proprio quel pezzo lì, come dicevo prima, è la parte che ci interessa per enfatizzare l'eccentrica e l'allungamento. Per uniformare il profilo di resistenza si potrebbe aggiungere un elastico al bilanciere o al manubrio o addirittura passare al cavo, anche per guadagnare qualche piccolo centimetro di ROM. Però quello che ci interessa è utilizzare il pullover come stretcher, cioè l'enfasi sulla fase eccentrica, perché tutti a regola dovremmo sapere quanto sia importante e fondamentale l'eccentrica per sviluppare tensione e poi di conseguenza danno. Quindi bilanciere e Z, ovviamente poi lo dovrete caricare, non troppo, anche perché dovete valutare la vostra mobilità della spalla per fare l'esercizio. Vi sdraiate sulla panca, traiettoria, sono i gomiti che comandano la traiettoria, quindi il movimento è questo. Non pensate a tirare con la mano, è solo questo il movimento. Evitate di arrivare al punto morto. Abbiamo detto che il punto morto si ha quando la tensione è zero, e cioè quando il braccio è completamente verticale. C'è solo un'estensione dell'omero indietro che vi deve servire per enfatizzare l'eccentrica. Dunque, vi sdraiate, è solo il gomito che va indietro. Il gomito va indietro e soprattutto adesso è il gomito che torna avanti. È l'allungamento che cercate.
In questo caso il rep range è vario, 6, 10 ripetizioni, 12 ripetizioni, ma non è così importante perché abbiamo detto che la funzione principale di un esercizio come il pullover fatto per il dorsale è di stretch. Quindi non è tanto in questo caso il numero di ripetizioni che conta, ma lo stretching che dà. Cosa vuol dire? Vuol dire che a fine serie si può tranquillamente rimanere in una posizione statica, tra virgolette, in massimo allungamento, fin quando i nostri muscoli ce lo consentono, fermi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dopo che abbiamo fatto le nostre 6, 8, 10, 12 ripetizioni, si può rimanere fino alla morte in questa posizione. Sostanzialmente fin quando il nostro dorsale non si strappa quasi dal corpo, ed è uno dei pochissimi esercizi che ce lo consente. Ultimo esercizio, T-bar row. T-bar, in questo caso lo faccio col bilanciere libero, senza avere il petto su un supporto, però se avete la macchina per farlo con il petto in appoggio, anche meglio, così scaricate la lombare. Perché il T-bar? Perché dà un po' focus sostanzialmente su tutta la schiena, quindi erettori, lombari, deltoidi, trapezio, ovviamente dorsale. Perché proprio il T-bar e non un altro esercizio? Perché ha un profilo di resistenza molto conveniente. Perché è conveniente? È conveniente perché più il bilanciere sale, anche per la posizione che noi stessi assumiamo col busto, che è leggermente inclinato, più il bilanciere scarica il suo peso, sostanzialmente sembra più leggero. Ma in quel caso lì che cosa succede ai muscoli? I muscoli sono in accorciamento, cioè sono più deboli. Quindi da una parte abbiamo il bilanciere che si scarica, dall'altra i muscoli che sono più deboli. Le due cose coincidono, quindi il bilanciere è più leggero quando i muscoli sono più deboli ed è una cosa ottimale dal punto di vista del profilo di resistenza. Non è proprio completamente lineare, ma sicuramente conveniente. Se lo provate per esempio un braccio alla volta, questa cosa che ho appena detto sarà ancora più evidente, facendo diventare l'esercizio solo leggermente più difficile in accorciamento. Range rep 8, 10, 15 colpi, potete sbizzarrire anche sulla parte metabolica. Se avete un T-bar con il petto in appoggio, potete stripparlo da soli o facendovi aiutare da uno spotter. Quindi andate liberi, pompate sul metabolico, tanto è l'ultimo, ci sta tutto. Bene, l'allenamento è finito, da qui in poi potete agganciarci un esercizio per esempio per i deltoidi laterali o addirittura fare i tricipiti. Perché proprio i tricipiti? Perché lavorano molto meglio quando si riesce a stabilizzare la scapola. Quindi dopo un allenamento di schiena è ovvio che è molto più facile stabilizzare la scapola. Venitemi a seguire su Instagram se volete vedere qualche altro video di allenamento, qualche tips di allenamento per migliorare i vostri allenamenti o semplicemente per vedere dei risultati o per ricevere gli sconti MyProtein. Io spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, se avete qualche commento, qualche riflessione, qualche dubbio o considerazione, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video e buon allenamento a tutti.